Ci sono due tipi di pensieri nell'essere umano da tenere in considerazione. Due tipi di pensieri che noi dobbiamo prendere necessariamente in considerazione e che sono il pensiero realista ed il pensiero idealista. Questi sono due tipi di pensieri diversi. Il pensiero realista, che pensiero è? Il pensiero realista è un pensiero che ha bisogno dell'illusione di solide certezze. Tenete presente sempre la parte illusoria, no? Illusione di solide certezze. E poi abbiamo un pensiero idealista che ha bisogno di illusione di emozioni. Quindi, iperlogiche e emotive. Approfondiamo questi due concetti perché ci sono ancora altre cose. Quindi pensiero realista. Pensiero realista. E l'altro è pensiero idealista. Quindi questi due sono i due pensieri che sono necessari. Non so come, scrivetemi come vedete, perché mi dice attendi la connessione un po' instabile. Vedete bene, sentite bene? Carampane, Margascione, Mara Facci, scrivimi se, Mo Marcello, anche Alessandro, scrivimi se senti bene, se vedete bene. Allora, quindi questi sono i due pensieri. Poi, quindi, la persona iperlogica è una parte logica che va fuori dalla parte emotiva, no? Allora, quindi, partiamo dalle persone iperlogiche. Sì, ma di illusioni diverse, cioè alla persona iperlogica devi dare l'illusione di solide certezze, può essere anche l'illusione, a un'altra persona, alla persona emotiva no, ma adesso poi approfondiremo. Allora, quindi abbiamo la nostra retta, esempio, se qua è 50 la parte metà, supponiamo 0, poi facciamo un discorso ancora più interessante. 0, 100, dovete lasciarmi solo un po' di tempo perché è un po' lungo il concetto, però lo vedremo bene. Supponiamo che questa persona abbia 80. Allora, intanto abbiamo detto che c'è una tolleranza del 30%, no? 30%. Vuol dire 15 e 15. Adesso io metto dei numeri, no? 30% totale, ovviamente, non 30% da una parte e 30% dall'altra. Il 30% è questo qua. Quindi questa fascia di tolleranza è tra su 100, perché poi vedremo che 100 c'entra con l'età, ma voi non è che avete 100 anni, però poi adesso vedremo, normalizzeremo in base all'età. Il concetto è interessante, quindi però può essere un po' complicato. Quindi cercate di stare attenti. Vecchie carampane che poi non ci capito una mazza. Allora, quindi qua abbiamo praticamente quindi sarebbe il 30% sarebbe 30, sarebbe 15, sarebbe 65 e qua 35. Allora, quindi questa è la tolleranza, no? Quindi questa è la fascia di tolleranza. Vediamo un po'. Se posso utilizzare un pennarello evidenziatore, questa fascia qua in giallo è la tolleranza, no? Quindi questa fascia è la fascia tolleranza. Cosa vuol dire? Che se noi stiamo qua dentro, diciamo così, sentiamo una situazione di benessere fondamentalmente, se stiamo nella tolleranza. Se invece usciamo fuori, che fatto base 100, beh, ovviamente noi diamo la tolleranza tra i 35, 35 più 15 fa 35 più 15 fa 50 e 50 più 15 fa 65. Questa è la tolleranza. No? Fintanto che oscilliamo in questa fascia qua, la persona è in equilibrio.
la persona si sente bene. Se noi andiamo oltre, andiamo a 80 ad esempio, in questo esempio qua, e beh, la persona si vive fortemente distonica, no? Si è fortemente distonica, quindi che cosa sviluppa? Che la parte, diciamo, la parte logica diventa esuberante, la parte logica diventa esuberante, e quindi la persona, diciamo, diventa un po' maniacale, diciamo così, no? Se vogliamo, un po' maniacale. Ma diventa sensibile alla trasgressione, e quindi molto sensibile alla trasgressione. Quindi, secondo voi, care carampane, se vi trovate una persona in questa situazione, poi capiremo come farlo, come potete sedurla, una persona in questa situazione? Come la potete sedurre? Mettiamo che io poi vi darò prima o poi, se ve lo meritate, se fate le persone per bene, scherzo, un modo per capire se una persona è spostata, diciamo, sull'iperlogicità o sull'ipermotività. Se trovate una persona con 80, diciamo così, quindi su 100 di parte logica, quindi la parte logica che diventa preponderante, no? Quindi uno di molti per logica, come la seducete? Qual è il modo per sedurla? Come vi presentate nei confronti di questa persona per sedurla? Come vi presentate nei confronti di questa persona per sedurla? Quindi datemi una risposta. Il modo di presentarvi, qual è per sedurre questa persona? Su Andrea Cerato, che ti vedo un po' più attento. Quindi, se siamo in questa condizione, come vi presentate per sedurre questa persona? Cosa fai se tu capisci che bene, da quello che scrivete vedo con piacere che finalmente non avete capito un cazzo, a parte Martina Salvati, a parte Martina Salvati. Brava Martina Salvati, è l'unica che ci ha azzeccato. No, Martina Salvati, cioè, se è una persona che ha la parte logica estremamente rompicazzo, e beh, esatto, dovrà presentarsi come trasgressiva, perché la trasgressione non sarà in grado di resistere alla trasgressione, come dire, è come quella che, come dire, che resiste senza trombare, però poi l'istinto vuole le sue, se è arrivata adesso non vale, allora stai zitta, no, Befana. Quindi questo è da tenere presente, no? Quindi tenete presente questo, pensate al prete, il prete, ad esempio, la figura del prete. Perché dicono i preti le più, come dire, le trasgressioni peggiori le fanno i preti? E dice, ma che c'è sto prete? Perché teoricamente dovrebbe comprimere, no? Dovrebbe comprimere, ma e quindi magari nella migliore delle ipotesi scarica diversamente. Infatti, se un prete, vabbè, ma se rispondi a caso, Befana, cosa vuol dire? Ignorant. Quindi questo è importante, no? Quindi qua voi dovete entrare come la figura trasgressiva. Quindi dovete entrare come elemento di verifica. Vi ricordate le triadi? Qua dovete entrare in questa parte qua, entro da trasgressivo. Poi vi metto le slide, la foto di questa cosa qua, ok? Se invece, diciamo, la persona, diciamo, sta qua dentro, in questo caso, ad esempio, se fosse qua dentro, mettiamo, che ne so, sul 60, te,
Sul 60. Se fossimo sul 60, qua dentro la fascia gialla, se la persona fosse sul 60, cosa devo fare? Come devo entrare dentro se sono sul 60? Vecchia befana di una rincitrullita, certo che l'ho pubblicata, se te non vai a vedere, io l'ho pubblicata la volta scorsa che l'ho messa, befana. Allora, se fossi sul 60, come devo interagire? Il 60 cos'è? Mi sta dicendo che la parte logica comprime un po', ma all'interno della fascia di tolleranza, fondamentalmente. Come devi interagire se sono in quelle situazioni lì? 60, no, 60%, si vede poco perché si è accecata. Vedete o non vedete? 60 vuol dire che sono più del 50, ma sempre all'interno del 65, entro all'interno del 30%. 30% ovviamente da intendere da una parte, il 30% totale, quindi da una parte all'altra. Quindi la fascia di tolleranza è questa qua in giallo, che va dal 35, al 65. Dal 35 al 65. Quindi. Beh, no, devo presentarmi principalmente come trasgressivo, no, 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 non c'entra una mazza, non c'entra, non c'entra. Allora, quando sono in equilibrio, devo presentarmi in questo caso, come dire, prima trasgressivo per far regredire un pochettino e poi istituzionale. Devo saper gestire entrambi i ruoli. Diciamo, devo saper gestire entrambi i ruoli fondamentalmente. Entro come trasgressivo se capisco che ha più esigenze da scrivere, ma siccome nella fascia di tolleranza è anche difficile capire, devo capire qual è l'aggancia maggiormente, ma devo saper giocare entrambi i ruoli. Perché se gioco solo un ruolo, sicuramente verrò allontanato. Invece, in questo caso, perlomeno in una buona parte di tempo, devo essere identificato come trasgressivo, se sta di qua. Invece, poi c'è il caso contrario, diciamo così, no? Le persone, potremmo dire, emotive, se vogliamo chiamarle, emotive, però in realtà. Vabbè, ok, poi vedremo meglio. Supponiamo che sia 20. Ecco, supponiamo di essere in questa condizione, no? Supponiamo di essere in questa condizione in cui siamo su 20, quindi abbiamo una parte emotiva preponderante. La persona tenderà a essere ossessiva, quindi tenderà a essere ossessiva perché la parte emotiva. La parte emotiva tende a essere ossessiva, no? Cioè quando una persona è sobbarcata dalla parte emotiva, ma diciamo che in questo caso la persona tende, così vedete meglio. Allora, se una persona, diciamo, quindi ha
Una parte emotiva che tende a prevaricare moltissimo la parte logico-razionale. Come dovete entrare voi per la seduzione? La foto la pubblico, sì. Vabbè, la foto la posso pubblicare, non è un problema, carampana befana. La faccio, la foto e la pubblico. Ma l'avevo già pubblicata, vabbè. Pubblico la foto. Allora. Devo girarla perché sennò vi resta storta. Già non ci capite un cazzo se ve la metto dritta. Devo la ribalto un attimo. Cazzo si fa qua? Ok. Allora ve la posto. Si sta caricando, eccolo qua. Ok, è postata la foto. La foto è postata, quindi l'ha trovata. Allora, quindi stavo dicendo, come deve agire quindi in questo caso? Come deve agire in questo caso? Quindi quando abbiamo una parte, come deve entrare? Deve entrare come istituzionale, perché devo sfruttare questo fatto, no? Che se, siccome la parte logica è debole, io devo entrare come istituzionale. Esatto. Perché la parte logica è debole, quindi devo entrare. Entro da istituzionale. Allora, adesso per concludere vi chiedo di fare un esercizio. Quindi se potete, se no ve lo fate a casa, cioè ve lo fate a casa, ve lo fate in un secondo momento, però vi chiedo questo, di mettervi in piedi. Mettervi in piedi con le mani lunghi i fianchi e poi quando siete in piedi con le mani lungo i fianchi dovete fare con la mano destra questo movimento delle dita, cioè praticamente muovere i polpastrelli, il pollice sui polpastrelli in questo modo. Chiudete gli occhi con la mano bassa, ovviamente verso il basso, e fate questo movimento portando l'attenzione sulla sensazione che provate sulla vostra mano destra al contatto del pollice con le altre dita, mano destra, e vi chiedo di sentire se sentite una spinta del corpo leggera, ovviamente in avanti o indietro. Oppure eventualmente se non sentite nessuna spinta, diciamo. Però prendetevi un minuto di tempo per fare questo esercizio. Quindi un minuto di tempo mentre ascoltate il suono della mia voce e vi concentrate. Prendetevi un minuto di tempo per fare questo esercizio.
Quindi questo è l'esercizio che dovete fare, insomma. Quindi cercate quindi di muovere i polpastrelli in questo modo, portate la mano destra, portate l'attenzione sui polpastrelli da in piedi, ovviamente, e vedete che cosa provate, se sentite una spinta avanti, indietro o eventualmente nessuna spinta. Ci vuole un po' per farlo, eh. Poi la prossima volta vediamo il significato. La prossima volta vediamo il significato. Intanto ricordo a tutti di iscriversi al canale. Quindi Alessandra dice avanti, bene. Segnatevelo. Te sei sempre verso sinistra, cerca di focalizzare verso sinistra, è una spinta, cerca di focalizzare, Chris, cerca di farlo meglio se questa spinta a sinistra ti fa spinge poi in avanti a sinistra, indietro a sinistra, insomma, cerca di focalizzare. Ok, segnatevelo però su un foglietto, segnatevelo su un foglietto perché poi la prossima volta vi svelerò che se non vi ricordate più dovete rifarlo, poi lo rifaremo 50 volte come abbiamo visto la volta scorsa. Ok, quando tutti avete fatto questo piccolo esercizio, proviamo a fare. Quando tutti avete finito di fare questo esercizio, proviamo a fare l'esercizio contrario. Quindi aprite gli occhi, scrollate un po' le mani così, fate questo movimento qua di scrollamento per resettare tutto. Resettare. Sì, ok, bravo Andrea, segnatevelo su un foglietto, eh. Segnatevelo su un perfetto, segnatevelo su un foglietto. Fate questo scrollamento qua. Per togliere le cose, poi richiudete gli occhi, rimettetevi in posizione ortostatica, piedi uniti, diciamo, braccia lunghi fianchi e fate la stessa cosa con la vostra mano sinistra. Quindi stesso movimento dei polpastrelli con la vostra mano sinistra, questa volta portando l'attenzione sulla vostra mano sinistra. E osservate il movimento, la spinta che ricevete, se è contraria, diciamo, al caso precedente. Comunque, prendete nota di quello che succede muovendo la mano sinistra, cioè muovendo le polpastrelle di dita della mano sinistra e portando l'attenzione sulla mano sinistra. Fatelo, prendetevi tutto il tempo, un minuto, vi lascio tutto il tempo. Per farlo e poi prossima volta vediamo i risultati.